Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV, in apertura per la cronaca. Siamo nel Pisano, è stato ucciso a coltellate. Gli inquirenti ipotizzano un agguato, una lite mortale dopo un appuntamento. Si tratta di Roberto Checcucci, 53 anni, nato a Firenze. Da 10 anni si era trasferito a Fucecchio con il fratello e la madre. Tutti i dettagli in questo servizio, vediamo. È stato identificato l'uomo trovato morto ieri lungo l'argine dell'Arno a Castelfranco di Sotto, ferito a morte con un'arma da taglio. Si tratta di un 53enne, Roberto Checcucci, residente a Fucecchio. Da quanto appreso, l'uomo non era sposato e abitava insieme ai genitori. Non è ancora chiaro il contesto in cui sarebbe maturato il delitto. Secondo quanto si è appreso, tuttavia, il 53enne sarebbe stato del tutto estraneo agli ambienti della droga che erano stati setacciati in un primo momento dagli inquirenti. Le indagini restano comunque a tutto campo. L'uomo è stato ferito da diverse coltellate, due quelle inferte al collo e ritenute mortali. Sull'episodio indagano i carabinieri di San Miniato e quelli del nucleo investigativo pisano, coordinati dal tenente colonnello Giovanni Mennella, che comanda il reparto operativo. Per ora la morte di Checcucci resta un giallo. Gli inquirenti sono comunque orientati a ritenere che la vittima conoscesse il suo assassino e che sia andato ad un appuntamento, forse in una zona isolata, prima che il suo cadavere fosse abbandonato lungo l'argine del fiume, in una zona frequentata da runner e famiglie, per poi essere aggredito oppure ucciso in modo improvviso nel corso di una lite. Si tende quindi ad escludere l'ipotesi di una aggressione a scopo di rapina, poi sfociata con un omicidio. Abbiamo allertato i soccorsi appena abbiamo visto che si trattava di una persona, perché lì per lì noi stavamo tornando, vede, laggiù abbiamo scaricato un po' di legna, abbiamo il camino e abbiamo visto questa sagoma nel campo sdraiata in terra, però lì per lì abbiamo pensato a uno straccio, una maglia, un sacchetto. Poi quando ci siamo avvicinati ci siamo resi conto che era una persona che purtroppo, nonostante la tempestività nel chiamare i soccorsi, ormai non c'era più nulla da fare. Qui siamo praticamente ai piedi dell'Argine, una zona che, come abbiamo visto anche ora, è utilizzata a chi vuol camminare, vuol fare sport all'aria aperta, in prossimità peraltro di alcune abitazioni, e questo rende ancora più necessario capire quello che è accaduto e capire anche i contorni appunto di questa vicenda. Certamente noi siamo molto colpiti da questo fatto grave che ha riguardato il nostro territorio. E ora per la cronaca a Firenze, sabato scorso dei minorenni hanno dato fuoco a dei motorini proprio nel centro della città, causando ingenti danni anche a un palazzo. I residenti e i commercianti avevano già denunciato alla polizia i cattivi comportamenti dei minorenni. Intanto vanno avanti le indagini, ci racconta tutto Rachele Campi. Si sente ancora la puzza di bruciato in piazza d'Avanzati, nel centro storico di Firenze, dove sabato pomeriggio dei minorenni hanno rotto il tubo della benzina di un motorino e incendiato il liquido infiammabile. Le fiamme sono salite in alto, hanno distrutto altri scooter, danneggiato due auto, gli impianti elettrici del cinema Odeon e della discoteca Yab. Il portone di un palazzo storico è praticamente carbonizzato e le pareti sono annerite. Le telecamere hanno ripreso tutto, i movimenti della baby gang sono al vaglio degli inquirenti. I responsabili denunciati sarebbero due, forse tre, un 17enne e un 13enne. Quest'ultimo è stato denunciato dalla madre, accorciando di fatto i tempi della giustizia. Ci è sfuggita la situazione di mano, avrebbero detto. E intanto arrivano le prime richieste di risarcimento. Potrebbero essere stati loro anche ad imbrattare Palazzo Strozzi e a rompere alcuni vasi in via Tornabuoni, ma le verifiche sono ancora in corso. Il centro vive un cambiamento radicale, si capisce da ciò che ci raccontano i residenti e i commercianti. No, il centro, questo è un fatto direi insomma molto grave, e come questo io in queste zone non le ho mai viste, però è un fenomeno, questo qui è il risultato di una situazione che c'era già da molto tempo, segnalata dai vari commercianti. Questi ragazzini urinavano davanti a gente e mangiava la pizza, voglio dire. E questo non è un gruppetto, è un gruppo grande, perché sono più di 100 ragazzini che hanno un'età media di 15 anni e che comunque hanno una libertà d'azione data dal gruppo, perché comunque hanno fatto branco e quindi dal branco si sentono onnipotenti.
tante volte erano venuti anche qui, altre volte mi stavano tutti intorno qua e mi impedivano a me di lavorare e con molta strafottenza si rivolgevano verso di noi, come per dire, ma io facevo, ma a casa tua te ti comporti così, qui non è casa mia, io qui faccio come mi pare. Io l'avevo già indicato più volte alla polizia, ai carabinieri si erano già indicati più volte, però hanno dovuto arrivare a un gesto eclatante per potersi far vedere ancora di più. Andiamo a Prato, hanno cercato di rubare all'interno di una casa in via Etrusca, alla Querce, ma sono stati scoperti da un familiare della proprietaria che ha dato l'allarme alla polizia. Così nel giro di poco i due ladruncoli sono stati bloccati, una dallo stesso cittadino, l'altro dai poliziotti della Volante. Si tratta di una ragazza di 16 anni e di un ragazzino di 14, entrambi di etnia rom e residenti in un campo nomadi di Roma. È successo lo scorso sabato intorno alle 19, i due minorenni sono stati denunciati per furto in abitazione e poi affidati al personale di un'associazione che si occupa di assistenti per minori, ad assistere i minori. E ora diamo i dati dei nuovi contagiati da coronavirus. In Toscana sono più 85, ieri erano 101, in Italia sono più 1494, il giorno precedente erano 1766. Andiamo a vedere nel dettaglio le province: a Firenze più 4, più 5 a Siena e Massa Carrara, Pistoia più 6, a Lucca più 17, più 10 ad Arezzo, più 14 a Pisa, più 8 a Livorno, a Prato più 15, a Grosseto nessun contagiato. E sono andati in gita in Sicilia, in autobus e al ritorno si sono scoperti positivi al coronavirus. Nasce da qui il focolaio che in questi giorni sta interessando il territorio del Chianti e che vede casi accertati a San Casciano, più altri 8 in comuni limitrofi, in parte collegati proprio direttamente al viaggio e in parte legati a successivi contagi. Il picco improvviso in un territorio che aveva registrato finora un numero molto basso di positivi ha creato non poco allarme. E proprio per il coronavirus a Firenze crollano gli incassi delle trattorie nel centro storico, anche se si registra un meno 80%. Caterina Gonnelli, vediamo. I ristoranti dei centri storici delle città toscane stanno registrando un calo intorno all'80% degli incassi. A rivelarlo un sondaggio condotto dal gruppo Ristoratori Toscana, secondo cui i locali che lavorano fuori dal centro storico denunciano una riduzione che non supera il 40%, mentre sono più colpite le attività che vivono di pranzi di lavoro, ridotti col diffondersi dello smart working. L'80% delle imprese ha fatto ricorso alla cassa integrazione, mentre il 10% dei ristoranti non ha ancora riaperto. Sempre il 10%, dopo aver riaperto a maggio, ha deciso però di chiudere, perché le uscite superano le entrate. Solo il 13% delle aziende ha ottenuto gli aiuti sopra i 25.000 euro e per quanto riguarda gli incassi, il 50% degli imprenditori ha registrato perdite tra il 50 e l'80%. Il 30% ha perso più del 40%. Solo il 20% meno del 40%. 6 imprenditori su 10 non hanno modificato giorni e orari. Agli imprenditori in questo momento manca il credito, accusa il portavoce del gruppo, Pasquale Naccari. E sul fronte dei canoni di locazione siamo rimasti al palo. Tra l'altro non è stato previsto nessun tipo di indennizzo nel caso in cui un locale venisse chiuso per coronavirus e a oggi stanno ancora arrivando le casse integrazione di maggio. A far riflettere anche la chiusura di un importante storico pubblico esercizio, il Gran Caffè San Marco, in piazza San Marco a Firenze, dove lavorano circa 35 lavoratrici e lavoratori che perderanno il loro posto di lavoro. Sono ancora 30.000 lavoratori che non percepiscono gli ammortizzatori sociali dal mese di maggio. Se non ci sarà uno sblocco, dicono i sindacati, proprio da parte dello Stato verrà indetta una manifestazione a ottobre. Vediamo. La Corte dei Conti ha sbloccato le risorse per gli ammortizzatori dei dipendenti di imprese artigiane e non si capisce perché ancora non siano state trasferite nell'apposito fondo nazionale. È la denuncia di questa mattina delle organizzazioni sindacali che nella sede Evret di Firenze hanno fatto il punto sulle difficoltà che vivono gli artigiani. Lo Stato ancora non ha trasferito il denaro a chi ne ha fatto richiesta, generando preoccupazioni.
Gli ammortizzatori sociali per quanto riguarda l'artigianato è drammatica. Noi abbiamo, a fronte di 85.000 richieste circa di ammortizzatori sociali, circa 30.000 lavoratori che ancora non percepiscono reddito a partire da maggio sostanzialmente. Quindi noi abbiamo scritto al prefetto, ci siamo attivati, se entro la prima decade di ottobre non abbiamo risposte, noi ci attiveremo per fare un'iniziativa unitaria in modo da sensibilizzare il governo attraverso la prefettura, cosa che abbiamo già fatto scrivendoli, e cercando in qualche modo di chiudere il prima possibile un ritardo che crea problemi ai lavoratori e alle loro famiglie, inaccettabile da tutti i punti di vista, quindi vanno snellite le procedure, il prima possibile, semplificazione è la parola d'ordine. Noi si pensa all'altro trimestre, che se si comportano e sono comportate ore saranno dei grossi problemi per i lavoratori, per le aziende e in particolare sul piano sociale, perché il primo trimestre l'hanno retto, il secondo si corre il rischio di avere dei tumulti, perché la gente quando riscuote aziende che chiudano, lavoratori che perdono il posto di lavoro, quindi auspico che ciò non succeda. Questo è un lavoro burocratico enorme che dobbiamo snellire, perché i lavoratori dovranno percepire maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ora si parlerà di ottobre, per cui se i soldi che arriveranno, si spera lunedì, serviranno per pagare maggio e giugno, visto che c'è stata una rendicontazione, il governo si deve mobilitare per far arrivare anche i soldi nei mesi prossimi. Andiamo ad Arezzo, movida senza mascherine, 14 multe, tutti i dettagli nel servizio. La movida aretina nel mirino dei controlli a tappeto dei carabinieri di Arezzo e degli agenti della polizia locale in questo fine settimana, o meglio, gli atteggiamenti dei giovani che cercano il divertimento senza badare a rispettare le misure anti-Covid. In un frangente in cui il virus non ha certo allentato la morsa, ma che si trasmette con grande facilità, pur generando casi meno gravi. E così in 14 ragazzi senza mascherina e senza rispettare il distanziamento sociale sono stati pizzicati dagli uomini della Arma e dei vigili urbani che perlustravano le zone clou della movida, il centro storico, piazza della Badia, via Cavour, via del Saracino, via Saffi, via Pecori e via della Fioraia. Alcune strade erano state anche oggetto di segnalazioni da parte dei residenti che lamentavano episodi di degrado urbano e di palesi violazioni delle norme per il contenimento del contagio da Covid-19. Il servizio si è svolto dalle prime ore delle serate di venerdì e sabato fino a notte inoltrata, in modo tale da prevenire e reprimere le eventuali condotte illecite. Nel corso dei servizi sono state identificate circa 200 persone. Oltre ai ragazzi senza mascherina, due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica. Sei i locali che vendevano alcolici ispezionati e trovati irregolari. E a proposito della multa di 400 euro fatta nei giorni scorsi a quattro persone per assembramento nei pressi di un locale notturno a Firenze, il sindaco Nardella ha detto: non siamo stati accusati di essere troppo severi. Io credo però che quando è in gioco la salute delle persone ci sono regole chiare, queste vadano rispettate. Poi è chiaro che non si deve avere un atteggiamento punitivo. In molte occasioni le forze dell'ordine e la polizia municipale informano, avvisano, ma spesso capita che si resista a questo, addirittura in modo provocatorio. A quel punto allora la sanzione ci sta, anche se alta. E torniamo a parlare del maltempo. In Toscana ha dichiarato lo stato d'emergenza regionale per eventi per quanto successo il 24 e il 26 settembre. Gigliola Caridi. Dichiarato lo stato di emergenza regionale in Toscana in seguito agli eventi di maltempo che dal 24 al 26 settembre hanno interessato alcuni territori toscani, in particolare quello livornese. Il presidente uscente della Toscana, Enrico Rossi, dando seguito anche ai sopralluoghi effettuati dal governatore in attesa di programmazione, Eugenio Giani, ha firmato la dichiarazione dello stato di emergenza regionale. Forti mareggiate a Livorno, dove si sono registrati danni con cabine e panchine trascinate in mare. Sempre nel livornese, una donna che era in viaggio in auto con il marito ha subito la subamputazione del braccio sinistro dopo che un grosso pioppo è caduto a causa del maltempo sull'abitacolo della vettura. È andata peggio però a Rosignano Marittimo, sempre in provincia di Livorno, dove alcune persone sono state portate in ospedale perché rimaste ferite a causa di una tromba d'aria che si è abbattuta sulla cittadina. Alcune persone sono state evacuate per inagibilità delle loro case. Tragedia sfiorata nel piccolo borgo di Montieri, nel Grossetano, dove una frana di fango e detriti
ha invaso le strade. Danni ingenti e disagi anche sul litorale pisano. A causa del forte vento, un pino è caduto a Viareggio, vicino alla Pineta di Ponente, e 3 persone sono rimaste lievemente ferite. Un grosso albero è caduto anche sulla Firenze-Siena. A Castelnuovo Berardenga, sempre nel senese, un'abitazione è stata colpita da un fulmine, lesionando parte della copertura, e 8 persone sono state evacuate. 2 grossi platani sono caduti anche a Firenze, in viale Machiavelli. Per fortuna non ci sono stati feriti. E Prato è nella top delle 10 province italiane dove si vive meglio. Eleonora Barbieri. Prato è tra le prime 10 città italiane dove si vive meglio. A certificarlo è l'indagine Ben Vivere effettuata dal quotidiano Avvenire con la Scuola di Economia Civile e il contributo di Federcasse, giunta alla 2ª edizione. Nella classifica 2020 Prato si colloca al 9º posto, guadagnando 4 posizioni rispetto all'anno precedente. La classifica delle province dove si vive meglio in Italia è guidata da Bolzano, con Pordenone e Trento sul podio. Al 4º posto Firenze, prima città della Toscana, che nella top 10 è rappresentata anche da Siena, 8ª, appunto Prato, e Pisa, che è 10ª. Lo studio è stato coordinato dai professori Leonardo Becchetti, Luigino Bruni e Vittorio Pelligra. Parte delle classifiche sono costruite a partire dai dati consolidati del 2019, dunque precedenti alla pandemia. Nella seconda parte della ricerca invece si esaminano le correlazioni tra inquinamento e morti per Covid nei diversi territori, e nella terza parte una prima ricognizione delle conseguenze economiche del Covid sulle province e sui settori economici. Viene misurato il ben vivere in un territorio non solo dal punto di vista della ricchezza economica, ma secondo gli indicatori del benessere equo e sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibili indicati dall'ONU, ad esempio la qualità dei servizi alla persona, la possibilità di dar vita a nuove iniziative economiche, l'offerta formativa, la salvaguardia dell'ambiente, la capacità di accogliere e tutelare la vita nelle sue varie forme. Sono spunti, l'ho detto anche altre volte, sono indicazioni, guardando appunto i dati si può cercare di capire dove andiamo bene, dove invece c'è ancora da lavorare. Per esempio, diciamo, c'è un dato anche sui suicidi, e purtroppo abbiamo visto anche in questi giorni un dato sul gioco d'azzardo su cui dobbiamo migliorare. Dobbiamo continuare a lavorare per esempio sulla mobilità dolce, perché da questo punto di vista ci sono degli ottimi dei miglioramenti, però ancora bisogna fare di più. Insomma, tanti sono gli spunti che vengono fuori da questo tipo di classifica, e a questo servono poi alla fine. Andiamo a Firenze, il restauro architettonico darà nuova luce alla Sala del Colosso, siamo alla Galleria dell'Accademia a Firenze, che ospita anche il David, lavori fino a luglio. Chiara Valentini. Si aprirà il 5 ottobre il cantiere della Sala del Colosso alla Galleria dell'Accademia. Fino a luglio i visitatori non potranno accedervi, ma nel giro di qualche mese questa preziosa parte dell'Accademia avrà un volto nuovo. Tutte le opere verranno spostate negli spazi che normalmente ospitano le mostre temporanee, e sarà l'occasione per esaminare anche loro nel dettaglio, per valutare eventuali interventi di restauro. Verranno spostate tutte tranne il Colosso centrale, bozzetto originale del Gian Bologna per il Ratto delle Sabine, che si trova sotto la loggia dei Lanzi, e i 2 dipinti troppo grandi per essere collocati altrove, l'Ascensione del Perugino e il Sogliani. Questi rimarranno qui impacchettati in massima sicurezza, mentre la sala verrà rimessa a nuovo. Consolidamento delle strutture lignee a copertura della sala, tinteggiatura e nuovo impianto di illuminazione. Queste luci ci renderanno finalmente visibili queste opere eccezionali, perché qui abbiamo il 400, il primo 500 fiorentino, che è praticamente al buio, e sarà una riscoperta, perché in genere la gente passa di qui, scappa subito per vedere il David, ma si può anche comprendere, perché la sala è abbastanza, diciamo, non valorizzata, e questo è un lavoro importante che volevo sempre fare e che adesso porteremo avanti. L'intervento nella Sala del Colosso si aggiunge ad altri cantieri in corso all'Accademia, tra cui quello per l'aria condizionata, mentre già realizzato è quello sull'impianto di areazione nella Sala del David. Intanto sono tornati i turisti. Le visite ci sono state fin dall'inizio. Noi siamo stati molto molto cauti, perché ovviamente ho cominciato con un numero molto basso di visitatori, 50 in compresenza, e l'abbiamo potuto innalzare adesso proprio 2 settimane fa fino a 200. Abbiamo dei visitatori, abbiamo ridotto il biglietto d'ingresso proprio per incentivare.
Matt Dillon al Lucca Film Festival, l'attore americano, ha ricevuto il premio alla carriera. Vediamo. È stato uno degli attori più amati dalle teenagers di tutto il mondo negli anni Ottanta, ma con il passare degli anni ha dimostrato di essere molto più che il fenomeno adolescenziale di una stagione. Matt Dillon, 56 anni, newyorkese con sangue irlandese, ha ricevuto domenica sera il premio alla carriera al Lucca Film Festival. Dillon è giunto al cinema Astra accompagnato dalla fidanzata, l'attrice italiana Roberta Mastromichele, con la quale ha partecipato all'ultima mostra del cinema di Venezia. Sono contento di essere a Lucca, città meravigliosa dove sono stato anche l'anno scorso, ha detto l'attore che ha aggiunto: qui vedo rispettate le misure di sicurezza con attenzione. Essere a un festival di cinema vuol dire molto per la ripartenza di questo tipo di manifestazioni. In omaggio a Matt Dillon è stato proiettato il film City of Ghost, sua opera d'esordio dietro la macchina da presa. Ma l'attore ha presentato anche alcuni secondi del suo ultimo lavoro, il documentario dedicato al cantante e showman cubano Francisco Fellove, recentemente proiettato al Festival di San Sebastián. E ora andiamo, siamo a Stabia, una frazione, siamo a Cerreto Guidi, per conoscere Barboncini e Pet Therapy. Ci racconta tutto Rachele Campi, vediamo. Fu molto apprezzato dalle nobili donne del XVII secolo, epoca in cui questi quadrupedi riccioli erano ospiti graditi nelle case patrizie, dove si sono trovati a loro insaputa etichettati come cani aristocratici. Sono i barboncini, intelligenti e di carattere pieno di iniziativa e dotato di un pizzico di furbizia. È di piccole dimensioni, ma ha un grande cuore ed è anche per questo motivo che Paola, insieme alla sua famiglia, ha deciso 3 anni fa di aprire un allevamento di barboncini nella frazione di Stabia, nel comune di Cerreto Guidi a Firenze. Noi qui ad Amici Cuccioli attuiamo la pet therapy, cioè i barboncini sono una delle poche razze che hanno accesso anche nei reparti ospedalieri. Diciamo nell'ottobre del 2019 un cucciolo di barboncino nato da mamma Peggy e da papà Pongo ha aiutato una bimba che praticamente faceva tutto un processo di chemioterapia da quando aveva 5 anni e adesso Nicole è una bambina oltre che felice, chiaramente è tornata a vivere anche sotto un aspetto dei rapporti coi compagni, rapporti in famiglia e adesso soprattutto dall'ultimo esame che è stato fatto addirittura diciamo che sta anche bene a livello di chemioterapia e quindi abbiamo dato una gioia in più. Ma avere un cane non è un gioco, Paola lo ricorda bene, perché questi piccoli amici a quattro zampe hanno bisogno di cure e di affetto. Sicuramente acquistare un cane è una scelta importante, quindi non è un peluche, non è un soprammobile, non è niente di questo. È un essere vivente che però vi dico che riuscirà sicuramente a dare tanta felicità a chi lo ospiterà nella nuova famiglia, a darvi tanto amore, forse molto più quello che noi riusciamo a dare a loro, e riempiono la vita e riempiono veramente anche questa esistenza che a volte è anche molto sola, e quindi dico che è la cosa più bella che ci possa essere. Con il telegiornale mi fermo qui, grazie per averci seguito, vi lascio a Massimiliano Martini per lo sport, arrivederci.